Gianluigi Barone, amministratore delegato di questo treno turistico, è il primo treno turistico d'Italia. Allora, com'è stato questo primo viaggio? Allora, non è il primo treno turistico a Canelli. Del vino. Enogastronomico. È andata molto molto bene, okay. Abbiamo avuto una grossissima aderenza da parte dei giornalisti, di politici che ci hanno accompagnato. Devo dire che le prime reazioni sono veramente entusiasmanti, insomma. Siamo felici, anche il tempo ci ha graziato. Si replicherà assolutamente per una ventina di volte, di ogni volta avremo un'esperienza diversa in una località diversa, dipende molto da che tipo di esperienza ci saranno nelle varie località. Viaggio senza mascherina, perfetto. No, c'era l'obbligo della mascherina, c'è ancora l'obbligo dell'FP2, purtroppo, ma speriamo che finisca presto. Comunque, insomma, ha dato poco fastidio, devo dire la verità. Grazie. Grazie a te.